Buongiorno a tutti, signore e signori. Oggi parlerò di El Diablo, un album dei Litfiba del 1990 che ben pochi in Italia sopra i 35 anni non hanno mai sentito nominare. In moltissimi lo hanno sentito, in moltissimi lo hanno comprato perché è un album di grande successo, l'album che ha consacrato i Litfiba al vertice del rock cantato in italiano. Posizione di vertice che il gruppo fiorentino ha mantenuto per tutti gli anni 90, direi, fino a Infinito, l'ultimo album con Piero Pelù alla voce, prima della sfortunata fase successiva con Gianluigi Cavallo, detto Cabo. Poi ci sarebbe stato il ritorno di Pelù, tempo dopo, che però, insomma, non riuscì a rinverdire i fasti degli anni 90, specialmente della prima metà degli anni 90. Allora, El Diablo è un album molto importante quindi per la storia del rock italiano, ma è un album fondamentale per i Litfiba perché segna un grande cambiamento a livello di sonorità e a livello di formazione. I Litfiba con El Diablo cessano di essere un gruppo formato da cinque elementi, e cioè Ringo De Palma alla batteria, Gianni Maroccolo al basso, Antonio Iazzi alle tastiere e naturalmente Pelù e Renzulli, voce e chitarra, per diventare fondamentalmente un duo Pelù Renzulli che vedrà la collaborazione di musicisti turnisti fondamentalmente, eccetto Iazzi che era l'ex. Cioè, è il tastierista Iazzi che rimane, continua a suonare con Pelù e Renzulli, ma in una veste diversa, quella di collaboratore esterno. Maroccolo, che aveva un modo di suonare il basso, che ha tuttora un modo di suonare il basso molto presente, molto appariscente, scompare dalla scena, con i Litfiba chiaramente, e quindi il suono dei Litfiba cambia tantissimo, come anche cambia la presenza delle tastiere che era dominante all'inizio, si va via via restringendo lo spazio che Iazzi occupava fino ad arrivare in El Diablo a essere praticamente sullo sfondo. In alcuni brani si fa quasi fatica a sentire cosa sta facendo la tastiera, specialmente se abituati alle tastiere, come dire, parecchio appariscenti dei primi album. Lo stile musicale cambia, il genere diventa più rock, però non è un rock derivativo, un rock canonico, che non, cioè, nulla di male a fare rock canonico alla Ligabue, per intenderci, però non è questo è il caso dei Litfiba. I Litfiba mantengono una forte originalità, una forte peculiarità, solamente che abbandonano completamente i resti del passato New Wave, i resti di quelle che erano le contaminazioni, numerose contaminazioni evidenti negli album precedenti, mantenendo, anzi accentuando la componente latineggiante, diciamo, della musica, anche grazie all'inserimento delle percussioni suonate da Candelo Cabezas. Altri musicisti a sostituire Maroccolo abbiamo il bassista Roberto Terzani, che era stato il cantante e chitarrista dei Wind Open, gruppo bolognese della scena indipendente degli anni 80. E Daniele Trambusti alla batteria, altro turnista di valore, ma nei Litfiba Terzani, Trambusti hanno un ruolo di meri esecutori e anche Iazzi fondamentalmente, anche se poi in seguito collaborerà anche alla scrittura di alcuni, pochissimi, ma comunque di alcuni brani e c'è anche da dire, non si sa fino a che punto fosse proprio completamente fuori dai processi compositivi di arrangiamento delle canzoni. In un'intervista Iazzi disse che
lui, dopo essere uscito dal gruppo come membro ufficiale, diciamo, disse più o meno così: prima avrei portato avanti una mia idea, una mia visione di come si sarebbe dovuto fare un pezzo fino a fare a botte. Adesso la dico e se non viene accettata, basta. Quindi praticamente cambia completamente la sua posizione. Certo, quello che Ayazzi diceva sicuramente veniva ascoltato, anche perché, insomma, 10 anni assieme non sono pochi. Però, insomma, sono anche speculazioni. Sta di fatto che i Litfiba diventano un duo e molti fan non digeriscono il cambiamento. Anzi, direi la maggior parte dei fan della prima ora non digeriscono il cambiamento. Dicono che i Litfiba si sono commercializzati. Questo è sempre un discorso che lascia un po' il tempo che trova. Sicuramente i Litfiba fanno musica più accessibile di quella che proponevano solo pochi anni prima, con 17 Re, uscito nel dicembre dell'86, quindi praticamente all'inizio dell'87, cioè 3 anni prima, qua, quasi quattro, ma insomma. Perciò il discorso è che molti fan storcono il naso sentendo El Diablo. Però il Diablo guadagna moltissimi fan ai Litfiba, che diventano appunto, come ho già detto, un gruppo di punta della scena musicale italiana. E allora, che cosa vorrei dire? Recentemente ho ascoltato questo album anche per via della tournée che ora è in corso, la tournée d'addio dei Litfiba, di Renzulli e Pelù. E quindi mi sono messo a riascoltare questo album che francamente non ascoltavo da moltissimo tempo e ho notato alcune cose. Ad esempio, sì, è vero che c'è un cambiamento di stile, l'abbiamo detto, per quanto riguarda il basso, per quanto riguarda le tastiere, eccetera, ma in realtà musicalmente ci sono molti più elementi di continuità di quanto non potesse apparire ai tempi, cioè la svolta stilistica di Litfiba era iniziata con Litfiba 3 e già in Litfiba 3 esistevano, c'erano canzoni come non solo Tex, che poi non a caso è diventata uno dei brani più famosi dei Litfiba anche negli anni 90, ma anche canzoni come Amigo, canzoni come, non lo so, sì, Amigo e forse anche Louisiana, voglio dire, che infatti sarà presente in Pirata, potevano benissimo comparire, sarebbero benissimo potute comparire in El Diablo, a mio parere, a livello musicale. O comunque non c'è tantissima differenza, per non parlare di Cangaseiro e Il Vento, gli unici due inediti presenti in Pirata. Cangaseiro e Il Vento, infatti, all'epoca fecero già storcere il naso ai primi che sentivano aria di cambiamento e che non la apprezzavano. Quest'aria di cambiamento c'era già anche al momento della formazione A5. Non sappiamo fino a che punto i membri che poi se ne andarono fossero d'accordo o meno con questo cambiamento e come fossero le dinamiche interne, però è un fatto che già c'era un cambiamento. E in questo senso io vedo più continuità stilistica dal punto di vista musicale di quanta non ne vedessi allora. Anche se ci sono comunque grandi differenze, questo è da dire. Un'altra grande differenza è quella dei testi. I testi sono diversi da quelli di 17 Re, sono diversi da quelli di Desaparecido, sono molto più semplici, molto più diretti, possono piacere o meno, ma tempo fa, come dire, li trovavo mediamente molto peggiori rispetto ai primi testi degli Litfiba. Adesso mi sento di dire che sì, possono non piacermi più di tanto, però non sono brutti,
Ci sono anche dei testi di un certo spessore in quell'album. Per quanto riguarda i temi dei testi, la politica, la società è sempre stato un argomento trattato da Elite FIBA. Semplicemente prima ne parlavano in modo più misterioso, più ermetico, più discreto, se vogliamo, ma in canzoni come Santiago si parla di Pinochet e del rapporto tra la Chiesa e le dittature sudamericane. Lo si fa in modo non esplicitissimo, ma lo si fa. Come in Louisiana si parla di pena di morte, come in altre canzoni anche precedenti si parla di politica. Non dimentichiamo come si dice, in Aprite i vostri occhi, nel live del maggio dell'87, dove Piero Pelù introduce la canzone Ferito, parlando, insultando più o meno il ministro della difesa di allora, Giovanni Spadolini, in un modo che insomma non brilla per capacità retorica e per elevatezza, no, di linguaggio, è abbastanza terra a terra e ai fan piaceva, quindi Pelù non è mai stato, cioè aveva un po' evidentemente una doppia faccia, non una doppia faccia in senso negativo, aveva una duplicità, insomma, cioè, si è sempre espresso in modo abbastanza, come dire, forte, ma semplice, anche ai vecchi tempi, ai tempi d'oro, per così dire. Quindi non è un atteggiamento da intellettuale, insomma, non l'ha mai avuto. Con il Diablo chiaramente lo accentua, ma anche con Pirata, chi vede, insomma, che live di, è vero che il live di Pirata era già, il video almeno è stato fatto con, non con la vecchia formazione, però insomma siamo lì, era un po' di qualche mese, non è che potesse essere cambiato come uomo. Evidentemente aveva accentuato certe tendenze che già aveva. Quindi abbiamo una serie di canzoni che parlano o di politica, temi sociali, diciamo, come Ragazzo che parla del disagio giovanile, della mancanza di prospettive riguardo al futuro, che è un tema che è ancora valido nel 2022, insomma. Una canzone come Gioconda parla di, no, però parlando di quelli che hanno un argomento sociale, cioè Siamo Umani, c'è, Woda Woda soprattutto, che parla, Woda Woda sarebbe a dire water in inglese, acqua, pronunciato alla maniera africana, per così dire. In certe aree dell'Africa la mancanza di acqua è un gravissimo problema, e i Elite FIBA ne parlano facendo una critica anche all'ipocrisia del mondo, per così dire, sviluppato, no? Così si dice a volte. Anzi, direi, per capovolgere il discorso di prima, una canzone come Woda Woda potrebbe benissimo essere un brano di Elite FIBA 3, cosa che non in molti ho sentito, non ho sentito dire da molti, ma io penso questo. Poi abbiamo canzoni come Gioconda, che parla appunto insomma, un inno al essere scapoli, no? Impenitenti, inni alla ribellione più o meno giovanile, dico più o meno giovanile perché insomma Ghigo aveva 37 anni nel 90, quindi giovanile mica tanto, però insomma, come il Diablo stessa, Proibito, e anche se con risultati diversi, io penso che Proibito sia forse uno dei brani peggiori del disco a livello di testo. È stato scelto come singolo, evidentemente a molti piace, ci sono delle soluzioni molto ingenue a mio parere, non, per il mio gusto personale ma già allora mi suonavano parecchio ingenue, però. E poi abbiamo Il Volo dedicato alla morte, o alla memoria di Ringo De Palma, deceduto appunto nel giugno dello stesso anno in cui poi sarebbe uscito Il Diablo per una causa
piuttosto, come dire, una morte piuttosto tragica. Ringo De Palma era del 64, quindi nel 90 ha soltanto 26 anni. Non so dire se li avesse già compiuti o meno, insomma, nel giugno del 90, comunque era nel 26esimo anno di età, quantomeno. E niente, quindi questo è il discorso per i testi. Non mi paiono così da prendere così negativamente, soprattutto non mi paiono così distanti da altri testi, specialmente testi presenti in Pirata, cioè Cangaseiro e in alcuni brani di Litfiba 3, che però, insomma, questo non significa che non ci sia stato un grande cambiamento stilistico. Grande cambiamento stilistico, soprattutto sottolineato dal protagonismo assoluto della chitarra di Ghigo, che a mio parere in questo album fa un lavoro pazzesco. Che cosa voglio dire? In molti lo hanno criticato ai tempi. Ghigo non è mai stato un chitarrista particolarmente tecnico, e il fatto di aver cambiato lo stile verso un rock più chitarristico sembrava un errore a chi non vedeva Ghigo come un virtuoso, perché il chitarrista rock deve o dovrebbe essere un virtuoso secondo molti, e Ghigo non lo era, almeno questo mi sembra si possa dire oggettivamente, ma Ghigo non ha mai. Allora, Ghigo ha sempre fatto assoli nelle canzoni. C'è un assolo in Caffè Mescalè Rosita, in l'assolo finale in Re del Silenzio, in Vendette, in 17 Re, che dovrebbe essere la Bibbia dei fan dei Litfiba, no? Non la Bibbia, insomma, l'album sacro. Quindi Ghigo gli assoli li ha sempre fatti, come li ha fatti ovviamente in Litfiba 3, in El Diablo ne fa, ma soprattutto fa, come aveva fatto anche in precedenza, interventi mirati, con un'attenzione per il suono, soprattutto le timbriche di Ghigo sono pazzesche. La sua chitarra dà veramente un senso alle canzoni in modo veramente importante. Voglio dire, i fraseggi di chitarra, ma anche gli interventi di note singole o di brevi frasi musicali sono parte della canzone, parte del bello della canzone, quanto è più della voce in alcuni punti. Questo è assolutamente da sottolineare, perché molte critiche rivolte a Ghigo riguardano l'aspetto della sua cosiddetta, senza offesa per Ghigo, assolutamente non sono opinioni mie, sono cose che ho sentito dire altre, la sua incapacità tecnica. Cosa che è una sciocchezza, perché Ghigo non ha nessun interesse per il virtuosismo. Ghigo ha sempre avuto al centro del suo modo di approcciare la chitarra, ha sempre avuto la ricerca del timbro, e su questo in El Diablo raggiunge delle vette altissime, a mio parere. È chiaro che si tratta di un mio parere personale. Quindi, vediamo un po', per concludere, di dire quali sono, a mio parere, i brani migliori del disco, o se vogliamo fare come dire, una scelta di quei brani che potrebbero entrare in una mega raccolta, no? Quelli che sono ogni album, a parte pochi capolavori, ogni album ha qualche canzone inferiore che non viene mai suonata dal vivo e che viene poi dimenticata da chi non è un fan accanito. E anche i fan accaniti in realtà le ascoltano poco.
Io penso che Resisti, che fra l'altro non avevo ancora nominato, sia proprio un pezzo abbastanza dimenticabile. Non saprei neanche dire cosa ci sia di brutto nella canzone, però è una canzone che proprio non arriva, almeno non arriva a me. Un'altra canzone poco sopra Resisti è Siamo Umani, non è brutta, ma è un episodio minore. Capitolo a parte è Proibito, che loro hanno suonato dal vivo tantissimo, ci hanno fatto il video, il singolo, molti fan piace, a me no. Come ho detto prima, le ingenuità del testo, quelle che io ritengo essere ingenuità, insomma, per me sono inaccettabili, insomma, non riesco a farmela piacere e io non la includerei in una raccolta. È chiaro che però, addirittura la biografia ufficiale di Litfiba è uscita poco prima che uscisse Il Diavolo, quindi Litfiba erano un gruppo che per Arcana Edizione, cioè per cui Arcana Edizione pubblicava una biografia già prima dell'uscita di El Diablo, ma che però era proprio in fase di pubblicazione. Infatti si intitola Proibito, quindi evidentemente questa canzone a moltissimi piace, evidentemente abbiamo opinioni diverse. E il Diablo? Il Diablo ormai è diventata talmente un classico, un emblema del gruppo che non è nemmeno possibile valutare. Cioè, se non vi piace il Diablo, non vi piacciono i Litfiba di Piero e Ghigo. Quella canzone rappresenta non solo la sintesi del loro stile di quegli anni, ma rappresentano la sintesi di ciò che loro volevano esprimere, questa ribellione, questo modo di essere ribelle, però un ribelle stagionato, insomma, uno che rifiuta le convenzioni in maniera molto, un po' da easy rider, no? Da biker. Questa era una. Ma è quello che dice, cioè l'idea di El Diablo è la stessa di Canga Sero, è la stessa di già espressa in Pirata e in parte anche in Tex, anche se Tex aveva il discorso sugli indiani d'America, però quindi è come un po' come dire, mi si passa il paragone, un po' come Alba Chiara per Vasco Rossi, non è che si possa tanto analizzare criticamente. O siamo solo noi, non si può analizzare criticamente. Se non vi piace Siamo solo noi o non vi piace Alba Chiara, non vi piace Vasco. Fine. E così vale per il Diablo, secondo me, per quanto riguarda i Litfiba di Piero e Ghigo. Canzoni come Woda Woda e Il Volo e anche, a mio parere, Gioconda sono delle ottime canzoni che io continuerei a proporre sia dal vivo che insomma, in un'eventuale raccolta. Non resta che Ragazzo, se non sbaglio, Ragazzo è un po' altalenante, forse a un livello un po' inferiore, secondo me, ma è comunque una buonissima canzone. Quasi a 31 anni e mezzo di distanza dall'uscita di El Diablo, a circa quindi poco meno, poco più di 30 anni da quando l'ho comprato io, ascoltato io per la prima volta, direi che l'album è promosso, se non con un 10 lode, sicuramente a strapieni voti. E questo è quanto, signore e signori. Vi auguro una buona continuazione di giornata, serata o nottata. Arrivederci. Ciao.